Urlaubsreif? Dann ab ins Campingabenteuer. Sie möchten einen einzigartigen und vor allem sicheren Urlaub erleben? Dann mieten oder kaufen Sie sich einen Camper der Marken Detlefs, Etrusco oder Crosscamp. Camping und Caravan in Meran ist die erste Wahl, wenn es um Ihren Campingurlaub geht. Wir sind der größte Verkaufspunkt für Freizeit- und Campingartikel im gesamten Raum Südtirols. Mit Camping und Caravan, Koffer packen, einsteigen, losfahren und die Freiheit und Unabhängigkeit entdecken. www.camping-caravan.it. Com'è assicurata la tua casa? Casa Sicura 1821 di Tiroler Assicurazioni ti mette al riparo. Puoi trovare i tuoi interlocutori Tiroler su www.tiroler.it. Tiroler Assicurazioni, sempre vicini a te. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su www.tiroler.it. Vieni nell'Alpina Arena Senales e vivi la tua avventura. Ci sono momenti in cui tutto dipende da te. Ma con il noleggio a lungo termine Sparkasse Auto te la puoi prendere comoda. Hai bollo, assicurazione, manutenzione, tutto compreso in un'unica rata mensile. Così ho più tempo per me. Noleggio a lungo termine Sparkasse Auto. Tanti vantaggi, nessun pensiero. Una finestra Internorm ha molte differenze. Ti offre più isolamento e risparmio energetico, ti garantisce più sicurezza, ti permette più scelta di stili. Sfrutta l'ecobonus con Internorm. Vedrai la differenza. GS Group, il gruppo leader dei multiservizi. Pulizie civili e industriali, sanificazioni, manutenzione del verde e sgombero neve, sgomberi e traslochi. GS Group, www.globalservice.bz.it. Sciare a Belpiano e Malga San Valentino. Ogni pista un'emozione, con la spettacolare vista del lago di Resia. Giornate indimenticabili, divertimento. E per rilassarvi, provate il nuovo ristorante con specialità della nostra regione. Scopri di più su schoneben.it. Sportivi di VB 33, ben trovati a questa nuova puntata di Tempi Supplementari. Anche oggi calcio locale a tutto spiano, ma non solo, perché grazie al nostro ospite avremo la possibilità, una volta tanto, di parlare addirittura di Champions League. Lo possiamo fare grazie alla presenza in studio graditissima di Wolfgang Resche, presidente del San Paolo, che ringrazio per essere intervenuto. Grazie. Buonasera, buonasera, grazie di essere invitato. Naturalmente l'invito è d'obbligo, non appena abbiamo saputo qual è, diciamo così, il secondo lavoro, possiamo chiamarlo, di Resche, l'abbiamo subito invitato, perché penso che nell'Alto Adige non ci sia nessuno che si occupa di Champions League direttamente, Presidente, no? Ci vuoi spiegare qual è il tuo ruolo nell'UEFA? Sì, lavoro come freelance per l'UEFA e praticamente sono in carica di certe partite di Champions League. Ogni anno mi danno una partita, mi danno una squadra dove gestisco tutte le partite in casa,
E il mio compito è di vedere che i contratti tra società UEFA e testate internazionali di televisione vengano rispettati e di controllare che le interviste, le conferenze stampa, che tutto vada fatto come si deve. Insomma, niente, non è certo un lavoro delicato, visto che considerate l'importanza delle televisioni, specialmente a questi livelli qua, no? Per esempio, so che sei stato ultimamente a una partita mica da ridere, Eintracht Napoli, no? Eri Sì, è vero, presente. ero a Francoforte, ho avuto la fortuna di conoscere il presidente De Laurentiis, che fra l'altro personalità molto particolare, Certo. ero a Francoforte così come anche ad autunno, partite della fase di gruppo, adesso vediamo se va avanti. Mio figlio in questo momento sta sperando che escano perché il papà non Il vuole papà sta a casa. che il papà parte un'altra volta, però vediamo come va Quindi avanti. diciamo così, il tuo percorso va di pari passo con l'Eintracht. Se esce l'Eintracht, per te quest'anno la stagione è finita. Sì. Esatto, per quest'anno sì, poi l'anno prossimo vediamo se si qualificano oppure se forse c'è un'altra squadra che mi assegnano. Oh, tra l'altro, Resce non solo fa parte dell'UEFA nella maniera che ci ha appena spiegato, ma tempo fa è stato anche agli ordini, diciamo così, di Sepp Blatter, no? Perché era addirittura alla FIFA. Con quale compito in questo caso? Sì, è vero, ho lavorato per 7 anni in ufficio stampa della FIFA, della Federcalcio Mondiale. E il mio compito era uno, la comunicazione della FIFA, cioè comunicazione alla stampa internazionale, a tutte le agenzie, a tutte le testate che ne avevano bisogno. E il secondo compito erano i mondiali, cioè i tornei, uno i mondiali maggiori in Sudafrica e in Brasile, però poi ero responsabile per la comunicazione, per tutto il lavoro con la stampa, per i mondiali più piccoli, cioè mondiali under 20, under 17 oppure mondiali di club. Diciamo che Wolfgang Resch è una persona assolutamente da invidiare per chi ama il calcio, perché poter seguire questi eventi di cui ci ha parlato, mondiali, Champions League, eccetera, non è una cosa che appunto possono farli tutti. Infatti, come dicevo all'inizio, sei l'unico, credo, in provincia di Bolzano ad avere questo tipo di incarico, no? Penso di sì, è vero. Allora, adesso lasciamo la Champions perché purtroppo il tempo è quello che è e dobbiamo parlare naturalmente volentieri anche delle nostre squadre e partiamo come sempre dall'FC Südtirol. Tu sei di San Paolo, siamo qua attaccati, insomma sicuramente anche lì vivete alla grande questa grande stagione del Südtirol che anche ieri insomma, ha fatto sognare i suoi tifosi. A questo punto la zona salvezza non viene più nominata perché con 47 punti non è il caso di farlo, si inizia a parlare di non dico di Serie A, ma almeno di playoff da disputare nella parte alta, perché come possiamo vedere dalla classifica che la nostra regia ci sta per proporre, il Südtirol adesso viaggia a quota 47, terzo posto insieme al Genoa, che però ricordo deve giocare ancora questa sera contro il Cosenza, dunque siamo proprio a 2 passi dalla Serie A, no, Presidente? Che cosa ci Beh, puoi dire? incredibile, inaspettato il percorso che l'FC Südtirol sta facendo. Cioè, se mi metto nei panni dei responsabili, i problemi saranno alti perché con un campionato del genere cercare di mantenere Mantenere la l'allenatore, calma, sì, infatti. di convincere i giocatori che restino a Bolzano sarà difficile se tutti hanno una stagione del genere. Anche tu l'impressione che questo sia un giocattolo che deve restare così com'è a partire da allenatore, perché anche romperlo in qualche pedina potrebbe non essere più così bello poi questo giocattolo. Alla fine fa parte del gioco, cioè chi è bravo in Serie B l'anno prossimo punterà di giocare in Serie A, sia l'allenatore che ovviamente anche tutti i giocatori, che poi per l'FC Südtirol significa di trovare altri giocatori, di trovare altri elementi per rinforzare la squadra. Infatti, e quanto sia bravo l'FC Südtirol ha dato un'ulteriore, se mai ci fosse stato bisogno, prova proprio ieri davanti ai 4.000 e quasi 500 spettatori dello Stadio Druso, battendo ma veramente dominando anche il Perugia. Una partita che veramente il Südtirol ha dominato e meritava anche di vincere con uno scarto più ampio. Adesso andiamo a vedere i riflessi filmati della vittoria per 2-1 contro gli Umbri. In Serie B sono state giocate 28 giornate di campionato, 9 nel girone di ritorno e la classifica per il Südtirol è quella che nessuno mai si sarebbe immaginato nell'agosto scorso. 47 punti, graduatoria con vista dal podio o giù di lì, salvezza in tasca, ma la vera novità, alla luce di quanto visto ieri contro il Perugia, è la qualità del gioco espresso. Sono bravi, sono fantastici, nelle difficoltà si uniscono. Più oggi giocano anche a calcio, adesso al di là che l'allenatore non è buono allenarli a farli giocare, ma oggi abbiamo fatto un primo tempo, secondo me, di una qualità estrema, cioè poteva finire 2-3-0, cioè arrivavamo sempre al tiro con una semplicità estrema, con l'1-2, con le sovrapposizioni dei terzini. Penso che col tempo, con le partite, ti danno più fiducia e poi
penso che siamo un gruppo di straordinari ragazzi, tutti pronti e disponibili, quindi questo fa la differenza secondo me. Contro gli Umbri in uno stadio d'uso bello pieno, e anche questo non era un dato scontato alla vigilia della stagione, Taite e soci hanno fornito una prova di grande autorità, collezionando il 9° risultato utile di fila, frutto di un ruolino di marcia composto da 6 vittorie e 3 pareggi. Prova maiuscola, nonostante qualche dubbio sull'operato dell'arbitro, capace di concedere con discreta generosità un rigore al Perugia e di annullare con altrettanta generosità in favore degli Umbri un gol in zona Cesarini al difensore dei biancorossi Zaro. In attacco il Südtirol viaggia a gonfie vele, è difficile trovare vizi o problemi nell'undici di mister Bisoli, il quale per parte sua legittimamente comincia a togliersi qualche sassolino dalle scarpe. I giocatori se lo meritano, la società se lo merita, un po' anch'io me lo merito, perché con tutti quelli che mi dicono che butto la palla in avanti, a destra e a sinistra, penso che oggi abbiamo dimostrato di giocare anche un po' a calcio. Adesso viene il bello, perché tutti gli avversari appaiono alla portata del Südtirol e i play-offs non sono più solo un sogno, anche se ci sta che il mister continui a parlare di salvezza. Questa è una vittoria che ci dà, non dico la certezza matematica di salvezza, però tagliamo il traguardo con la testa, il corpo lo porteremo più avanti, e ci dà la possibilità di vivere una favola che tutto il popolo del Sud Tirol, se si dice così, merita, perché anche oggi c'era una bella atmosfera. Me ne ricordo ancora che il Sud Tirol giocherà sabato prossimo per la 26esima giornata allo stadio Tardini di Parma, anzi la 28esima giornata. Siamo invece alla 26esima per quanto riguarda la Serie D, e qui parliamo della Virtus Bolzano, che diciamo così stava attraversando un momento un po' così così, però ieri ha stupito tutti la squadra di Sebastiani, sembrava quasi data già per persa la partita in casa contro la capolista Legnago, e invece i biancorossoverdi sono andati a vincere per 2-0. Ti sta sorprendendo, Resch, questo cammino della squadra, che ricordiamo sempre è diciamo così una principiante, nel senso che è il primo anno che fa la Serie D quest'anno appena promossa? Sì, direi molto sorprendente anche il loro percorso, cioè ci ricordiamo che l'anno scorso erano un nostro avversario e adesso stanno bussando alla porta del calcio professionistico in Italia. E infatti, allora a questo punto direi proprio di non parlare troppo di questa partita, ma andare a vedere proprio le immagini, perché è stata una bella vittoria che, diciamo così, ha riportato l'ottimo umore, anche se mai ce ne fosse stato bisogno, in casa Virtus. Vediamo dunque Virtus Legnago giocata ieri. Colpaccio in chiave classifica della Virtus Bolzano, che nel match valido per la 26esima giornata del campionato di Serie D Girone C sconfigge la capolista Legnago per 2-0. Tra le mura amiche della Internom Arena, gli uomini di mister Alfredo Sebastiani sfornano la migliore prestazione stagionale e mantengono vivo il sogno promozione in Serie C. Quarto posto in classifica condiviso con l'Adriesa, 41 punti, a meno 8 dalla vetta, ma con una iniezione di fiducia totale in vista dell'ultimo scorcio di stagione. I biancorossoverdi hanno interpretato al meglio la gara, soffrendo quando ce n'era bisogno e punendo al momento opportuno, come al terzo minuto del primo tempo, quando l'attaccante classe 2004 Manuel Nicotera si è avventato per primo sulla palla respinta da Di Stasio sul precedente tiro da fuori di Captina per il tap-in dell'1-0. Il Legnago ha prodotto diverse occasioni, faticando però a superare la retroguardia bolzanina, sempre molto attenta e ordinata. A fare la differenza il cinismo dei padroni di casa, capace di raddoppiare nel momento di maggiore pressione da parte dei veneti, grazie al poderoso e indisturbato colpo di testa di Kavcic al 20° del secondo tempo. Una vittoria, la prima in casa del 2023, che rialza il morale della Virtus dopo gli ultimi risultati altalenanti. Prossimo impegno domenica pomeriggio in trasferta sul campo della Luparense. Una Virtus che sarà impegnata domenica prossima in trasferta a San Martino di Lupari contro la formazione della Luparense, dove speriamo che la Virtus possa raccogliere ulteriori punti per la sua salvezza. Adesso ci fermiamo per qualche istante e poi torneremo in studio per la seconda parte di Tempi Supplementari, interamente dedicata al nostro ospite Wolfgang Resch. Tra poco.
Urlaubsreif? Dann ab ins Campingabenteuer. Sie möchten einen einzigartigen und vor allem sicheren Urlaub erleben? Dann mieten oder kaufen Sie sich einen Camper der Marken Detlefs, Etrusco oder Crosscamp. Camping und Caravan in Meran ist die erste Wahl, wenn es um Ihren Campingurlaub geht. Wir sind der größte Verkaufspunkt für Freizeit- und Campingartikel im gesamten Raum Südtirols. Mit Camping und Caravan Koffer packen, einsteigen, losfahren und die Freiheit und Unabhängigkeit entdecken. www.camping-caravan.it. Com'è assicurata la tua casa? Casa Sicura 1821 di Tiroler Assicurazioni ti mette al riparo. Puoi trovare i tuoi interlocutori Tiroler su www.tiroler.it. Tiroler Assicurazioni, sempre vicini a te. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su www.tiroler.it. Vieni nell'Alpina Arena Senales e vivi la tua avventura. Ci sono momenti in cui tutto dipende da te. Ma con il noleggio a lungo termine Sparcasse Auto te la puoi prendere comoda. Hai bollo, assicurazione, manutenzione, tutto compreso in un'unica rata mensile. Così ho più tempo per me. Noleggio a lungo termine Sparcasse Auto. Tanti vantaggi, nessun pensiero. Una finestra Internorma ha molte differenze. Ti offre più isolamento e risparmio energetico. Ti garantisce più sicurezza. Ti permette più scelta di stili. Sfrutta l'ecobonus con Internorma. Vedrai la differenza. GS Group, il gruppo leader dei multiservizi. Pulizie civili e industriali, sanificazioni, manutenzione del verde e sgombero neve, sgomberi e traslochi. GS Group, www.globalservice.bz.it. Sciare a Belpiano in Malga San Valentino. Ogni pista un'emozione, con la spettacolare vista del lago di Resia. Giornate indimenticabili, divertimento. E per rilassarvi, provate il nuovo ristorante con specialità della nostra regione. Scopri di più su schoneben.it. Ed eccoci in studio per la seconda parte di Tempi Supplementari, interamente dedicata al campionato di eccellenza e in particolare a questo San Paolo, del qui presente presidente Wolfgang Resche, che insomma è ultimo in classifica. Non è che siete abbastanza abituati voi a essere un po' su, un po' giù, primi in promozione, magari per ultimi in eccellenza, però diciamo così stavate ancora peggio di come siete adesso verso il finale dell'andata, no? C'è stata un po' una ripresa della squadra che fa sperare nella salvezza. Beh, siamo ultimi in questo momento, quindi è difficile dire che le cose erano peggio prima, no. Però è vero, sì, la classifica non è molto piacevole per noi, però c'è ancora piena fiducia, c'è piena motivazione nel gruppo, in tutta la società, di fare meglio. Abbiamo una squadra che è ancora giovane a livello di età, però anche manca un bel livello di esperienza a giocatori che vengono da altre categorie, perciò stiamo migliorando partita per partita e siamo convinti di migliorare e di riuscire a salvarci quest'anno. Diciamo così che lo spazio ci sarebbe, perché la distanza dalla salvezza, che tra poco vedremo la classifica, non è molta. Peccato questo stop di ieri a Rovereto. D'altronde, insomma, perdere 1-0 a Rovereto può anche starci, no? Che partita è stata? Beh, direi che la prima metà della partita abbiamo fatto abbastanza bene, con tante occasioni, con tanto gioco nostro, un po' meno in seconda frazione. Alla fine il Rovereto era, basta guardare la classifica, era un avversario di quelli da battere.
Però è andata male ieri, adesso bisogna andare avanti, bisogna guardare la prossima partita, l'ennesima partita decisiva col Brixen, e speriamo di far meglio. Il Brixen è proprio la squadra su cui dovete fare la corsa, no? Perché siete a 5 punti e il Brixen è la prima squadra in questo momento salva. Ricordiamo però che in questa classifica manca una partita proprio la vostra, no? Dovete recuperare, peraltro una partita molto complicata, quella contro il Lavis che è secondo, no? Assolutamente sì, Lavis che forse è la squadra da battere in questo campionato. Però giochiamo in casa, abbiamo fatto bene nella finale di Coppa Provinciale dicembre, partita che avevamo perso per 2-1, e perciò siamo fiduciosi di far bene anche stavolta con la vista. Ecco, in Coppa Italia, tra l'altro, mi dai lo spunto per ricordarlo, vi siete comportati benissimo, avete vinto la fase provinciale battendo in finale il Bozner, poi dopo appunto vi siete scontrati con la vista. Forse è stato quello anche il momento, diciamo, che vi ha dato un po' di morale, un po' di coraggio, quella vittoria della fase provinciale della Coppa? Assolutamente, sì, cioè abbiamo fatto bene nella finale provinciale, battendo in una partita convincente il Bozner. Settimana dopo abbiamo fatto anche bene con la Vis, e quello sì che ci ha dato energia per questo ritorno di campionato. Certo, il tempo non manca perché ci sono ancora 9 partite, diciamo, quindi 27 punti, il miracolo, se così possiamo chiamarlo, può ancora verificarsi. In ogni caso, mi diceva anche prima a microfoni spenti il presidente Resch, a San Paolo, diciamo, sono abbastanza abituati ad andare un po' su e un po' giù, no? Quindi dovesse anche arrivare, speriamo di no per voi, la retrocessione, niente drammi, vero? Alla fine la prima squadra è una parte della società, cioè parte molto importante, senza dubbio, però c'è il settore giovanile, c'è il lavoro amministrativo, ci sono diversi eventi da organizzare, ci sono tante cose da fare. Se la prima squadra non fa bene, fa male a tutti, però è una parte solo, e quindi mal che vada va sempre avanti. Infatti. Le cose continueranno. Il livello comunque è sempre molto alto, perché se non è eccellenza è quartieri alti della promozione, quindi insomma diciamo così che il San Paolo è una certezza del calcio alto tesino, questo lo possiamo dire. Direi che basta guardare il passato, basta guardare gli ultimi anni o gli ultimi decenni che eravamo sempre in promozione e eccellenza. Se non eravamo in eccellenza, allora volevamo arrivarci. Sarà così anche quest'anno e l'anno che viene. La domanda che molti si fanno, Presidente, è questa. Lì, nella vostra zona dello Tradige, ci siete voi, c'è l'Appiano che è in promozione, c'è il Caldaro. Non è mai venuta l'idea di fare una squadra unica? Potreste magari, così facendo, unendo le forze, magari riuscire ad andare anche in Serie D, o una cosa che non interessa? Ma è un argomento un po' difficile. C'erano già i tentativi di raggruppare, di riunire le quattro società del comune di Appiano. Alla fine noi come FC San Paolo non volevamo partecipare, perché per noi quello che conta è il nostro paesino, la nostra storia, la nostra tradizione, tutte le famiglie coinvolte, ed è quello il nostro punto di forza, e perciò vogliamo andare avanti così, e siamo convintissimi di poter farcela anche in questo modo. Questo è un discorso che fanno, diciamo così, la metà delle squadre altoatesine dell'eccellenza. C'è chi dice, come ha detto adesso il presidente di San Paolo, ci teniamo la nostra eccellenza, i nostri derby dove abbiamo anche tante volte il pienone, e qualcun altro magari come il Mai Alta invece che vorrebbe provare ad andare in Serie D. Qual è la ricetta giusta? Non si sa, vanno bene tutte e due. Ma direi che ogni società deve cercare di raggiungere i propri obiettivi, ed è chiaro che in una città come Merano, oppure come Brunico, dove il San Giorgio sta facendo bene, oppure anche Bolzano, le realtà sono diverse che in un paesino come St. Paul's, oppure come anche il Termino, che sono i nostri rivali da sempre, però sempre molto... molto amici, e stanno facendo molto meglio in questo momento. Ultimissima battuta prima di chiudere, telegrafica, secondo te ce la può ancora fare un'altoatesina andare su, secondo te, perché quest'anno tra Mori e la Vis è un po' dura? Sicuramente sarà possibile, per San Giorgio, per Mai Alta, c'hanno tutto per farcela, poi uno è salire, la seconda cosa poi certo. Restare su e militare in quel campionato. Come detto, ci sono ancora 9 partite, dunque può veramente accadere di tutto in questa eccellenza, sia in testa che in coda. Naturalmente speriamo per il presidente Resch che il suo San Paolo riesca a salvarsi, intanto lo ringraziamo infinitamente per la sua presenza, e auguri in bocca al lupo per l'Eintracht Frankfurt, anche se i tifosi del Napoli naturalmente toccheranno ferro. Grazie ancora per la tua presenza, Presidente. Grazie. Tempi supplementari dunque termina qui, l'appuntamento come sempre a lunedì prossimo per una nuova puntata della nostra trasmissione dedicata al calcio. Intanto grazie a tutti per la cortese attenzione, buon proseguimento di settimana e arrivederci.
Urlaubsreif? Dann ab ins Campingabenteuer. Sie möchten einen einzigartigen und vor allem sicheren Urlaub erleben? Dann mieten oder kaufen Sie sich einen Camper der Marken Detlefs, Etrusco oder Crosscamp. Camping und Caravan in Meran ist die erste Wahl, wenn es um Ihren Campingurlaub geht. Wir sind der größte Verkaufspunkt für Freizeit- und Campingartikel im gesamten Raum Südtirols. Mit Camping und Caravan, Koffer packen, einsteigen, losfahren und die Freiheit und Unabhängigkeit entdecken. www.camping-caravan.it. Com'è assicurata la tua casa? Casa Sicura 1821 di Tiroler Assicurazioni ti mette al riparo. Puoi trovare i tuoi interlocutori Tiroler su www.tiroler.it. Tiroler Assicurazioni, sempre vicini a te. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su www.tiroler.it. Vieni nell'Alpina Arena Senales e vivi la tua avventura. Ci sono momenti in cui tutto dipende da te. Ma con il noleggio a lungo termine Sparkasse Auto te la puoi prendere comoda. Hai bollo, assicurazione e manutenzione tutto compreso in un'unica rata mensile. Così ho più tempo per me. Noleggio a lungo termine Sparkasse Auto. Tanti vantaggi, nessun pensiero. Una finestra Internorm ha molte differenze. Ti offre più isolamento e risparmio energetico, ti garantisce più sicurezza, ti permette più scelta di stili. Sfrutta l'ecobonus con Internorm. Vedrai la differenza. GS Group, il gruppo leader dei multiservizi. Pulizie civili e industriali, sanificazioni, manutenzione del verde e sgombero neve, sgomberi e traslochi. GS Group, www.globalservice.bz.it. Sciare a Belpiano in Malga San Valentino. Ogni pista un'emozione, con la spettacolare vista del lago di Resia. Giornate indimenticabili, divertimento. E per rilassarvi, provate il nuovo ristorante con specialità della nostra regione. Scopri di più su shoneben.it.